Abbiamo voluto contestare pacificamente questa ennesima grande opera, inutile perché si tratta di una tratta che va da Treviglio a Brescia di meno di 40 km, che farà risparmiare sì e no 10 minuti di tempo. 10 minuti di tempo al costo di quanto? Di 2 miliardi di euro. Voi ditemi, vedendo poi quella che è la nostra linea dei treni che prendono i regionali, o meglio, anche la qualità dei treni, che è veramente pessima, peggio di carri bestiame, e noi pensiamo invece di investire miliardi di euro, e sappiamo cosa gira attorno alle grandi opere, devastando il territorio, quindi l'ambiente, quindi tutto il tema anche degli espropri, a quale fine? Probabilmente per andare incontro a determinati interessi. Ma noi sappiamo che questo paese, soprattutto la provincia di Brescia, ha altre priorità. Pensiamo all'emergenza sanitaria che abbiamo, le incidenze tumorali, il problema delle discariche. Dobbiamo pensare anche alla questione delle bonifiche. Forse sarebbe stato meglio investire in quel senso lì. E poi ricordiamo un altro aspetto che non mi stancherò mai di dire. Per ogni miliardo di euro investito in grandi opere, sì e no, si recuperano 500, si riesce a creare 500 posti di lavoro. Se si investe, per esempio, in riqualificazione e riefficientamento energetico degli edifici, si riesce ad ottenere circa 18.000 posti di lavoro. Non lo dico io, ma lo dice il centro di ricerca CRESME. Voi sostenete un'infrastruttura assolutamente inutile e molto dispendiosa. Sì, anche perché esiste già una tratta, una linea, perché poi c'è anche il fatto che questa linea poi dovrà proseguire. Fino a Verona e quindi passando attraverso le zone del Garda, devastando le colline moreniche, quando esiste già una linea non si capisce perché si deve definire un'altra tratta, anzi si capisce perché, perché bisogna seguire gli interessi di chi lavorerà su queste opere, su tutto l'indotto.